Andiamo per Braga Roma da Massimiliano Graziani. E stadio Municipal di Braga, un ritorno al passato per Paulo Fonseca, che alla guida degli Arsenalistas ha vinto una Coppa di Portogallo nella stagione 2005-2016, e un ritorno da titolare per Edin Dzeko dopo le esclusioni a seguito dei contrasti con l'allenatore. Ritorno dal primo minuto sì, ma senza la fascia di capitano, che stasera, in mancanza di Lorenzo Pellegrini, sarà al braccio di Brian Cristante, di nuovo al centro della difesa dopo la partita pressoché perfetta dei giallorossi contro l'Udinese domenica scorsa. È una Roma che si è rialzata dopo le cadute in Coppa Italia nel derby, che si è ripresa il terzo posto in campionato in solitario, e oggi, a prescindere dal valore dell'avversario, squadra da affrontare con grande attenzione, attuale terza forza del campionato portoghese, avrà di fronte il test probante del confronto a eliminazione diretta per una qualificazione che va costruita anche a partire dalla gara di andata in campo esterno. Lo Sporting in maglia bianco-rossa, maglia che ricorda quella dell'Arsenal, è il motivo per cui vengono chiamati gli Arsenalistas i giocatori dello Sporting Braga, perché hanno tratto ispirazione dalla squadra inglese. Gobelic che cerca il dialogo con il Fatu. Attenzione Piccinelli, attenzione, Roma in vantaggio con Dzeko dopo appena 4 minuti. Cambia il parziale, Sporting Braga 0, Roma 1, la rete di Dzeko. A te. Braga Roma. 6 minuti di gioco, Roma in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Edin Dzeko poco fa, una discesa prepotente sulla sinistra di Spinazzola, che ha messo un pallone in aria radente sul quale è arrivato Dzeko, che ha anticipato secco Siqueira e ha messo il pallone sulla sinistra di Matheus, il portiere brasiliano dello Sporting Braga. Azione che era partita dal piede di Diawara, che ha recuperato un pallone a centrocampo, ha cercato la profondità a sinistra per Spinazzola, che ha messo un pallone in mezzo sul quale è arrivato Dzeko, che ha anticipato sia Siqueira, che era il difensore più vicino, e Raul Silva, l'altro avversario che era nei paraggi. Pallone in rete. Braga Roma 31esimo, con la Roma in vantaggio per 1-0, e Roma che ha avuto poco fa al 30esimo l'opportunità per il raddoppio su un'azione veloce e di contropiede di Veretout, che ha cercato Dzeko a sinistra, Dzeko ha messo il pallone in mezzo ancora per Veretout, che ha smistato a sinistra per Mkhitaryan, che ha avuto la possibilità di fermare il pallone, di liberarsi al tiro, poi non ha trovato la conclusione per l'opposizione di un difensore avversario. Sul rimpallo successivo è andata la conclusione ancora Pedro, con la palla di nuovo rimpallata, ma è stata una grande occasione per la squadra giallorossa. Attenzione Pedro, la rete della Roma, c'è stata una verticalizzazione improvvisa che ha cercato Pedro al limite dell'area, un buco clamoroso della difesa avversaria, controllo di Pedro che poi se ne va verso la difesa avversaria, ma forse in posizione irregolare. L'attaccante della Roma sembra nettamente in posizione irregolare, adesso vediamo che cosa deciderà l'arbitro. Messo il pallone in rete Pedro, ma la posizione irregolare di Pedro è abbastanza evidente, e in effetti dopo il controllo l'arbitro annulla la rete di Pedro. Era evidente che ci fosse qualcosa di irregolare già a vedere l'azione ad occhio nudo, e poi dalla riposizione del replay era nettissima la posizione di fuorigioco di Pedro, quindi non cambia il parziale. 37esimo, Roma in vantaggio sullo Sporting Braga per 1-0. Poco fa al 39esimo l'opportunità per il raddoppio, un'altra opportunità, ne ha avute diverse da Roma nel corso di questa prima frazione. Questa volta a partire è stato Mkhitaryan a sinistra in velocità, un passaggio filtrante per Pedro che scatta sul filo del fuorigioco, questa volta in posizione regolare, millimetrica, e si presenta tu per tu con il portiere avversario Matheus, bravissimo nell'uscita a deviare la conclusione di Pedro e ad evitare il raddoppio della Roma. Braga Roma. Decimo della ripresa, con la Roma in vantaggio per 1-0 sullo Sporting Braga, ma poco fa un momento cruciale della partita, un momento che può segnare questo secondo tempo, perché c'è stata l'espulsione di Esgaio per secondo giallo. Era stato già ammonito nel primo tempo al 31esimo, poco fa ha ricevuto il secondo cartellino per un intervento durissimo ai danni di Gonzalo Villar, che se n'era andato in velocità, è stato colpito in pieno petto da una gomitata di Riccardo Esgaio, che ha ricevuto il secondo giallo e quindi automatico il rosso, che lo ha fatto finire negli spogliatoi. Sporting Braga con un uomo in meno in questi ultimi 35 minuti che vedono la Roma in vantaggio per 1-0. Spinazzola dentro per Dzeko, in scivolata la parata di Matheus.
c'è arrivato Dzeko, ma in allungo a deviare il pallone senza riuscire a dare forza. Il calcio di Dzeko poi è stato neutralizzato dal portiere avversario. In scivolata Dzeko ne viene fuori un tiro debole fermato con il corpo da Mateus su questo contropiede veloce della squadra giallorossa. Mancini porta palla nel cerchio di centrocampo, cerca la verticalizzazione per Borja Mayoral che si libera molto bene, anzi Mkhitaryan in aria, conclusione da dimenticare, si era liberato bene Mkhitaryan con la sua velocità, si era preparato al tiro e poi ha fatto partire un destro che è finito alto e lontano dallo specchio della porta avversaria. Aveva avuto un rimpallo favorevole con Sequeira che cercava di fermarlo, però poi quando è arrivato al momento della conclusione è arrivato sbilanciato con il corpo e ha fatto partire un tiro che non ha minimamente inquadrato lo specchio della porta avversaria. Karsdorp, apertura a destra per Veretout che scambia con El Shaarawy, ancora Veretout all'indietro per Paolo Lopez che è uscito a giocare con i piedi fuori dall'area di rigore. Diawara in mezzo per Gonzalo Villar, il tocco per Mancini, possesso di palla insistita per la squadra di Paolo Fonseca, a sinistra per Spinazzola, converge verso il centro con la palla sul destro in orizzontale a cercare Karsdorp, controlla palla, elude l'intervento di un avversario, tocco a destra per Diawara, pallone di ritorno ancora per l'olandese, ancora un tocco per Diawara a destra a cercare Veretout, controlla Veretout, alza il pallone per El Shaarawy, Mkhitaryan dentro per Veretout in area di rigore, in mezzo Mayoral, il raddoppio della Roma, azione da manuale della squadra giallorossa, una serie di tocchi in velocità, palla a terra che hanno portato alla conclusione Borja Mayoral per il raddoppio della Roma al 41esimo, il 2-0 segnato da Borja Mayoral che chiude di fatto la partita, una Roma in superiorità numerica che si ritrova in vantaggio di due reti quando mancano 4 minuti di gioco al 90esimo. Azione da manuale, una serie di passaggi, palla a terra, poi c'è stata l'apertura decisiva di Mkhitaryan per Veretout, scattato a destra, pallone in mezzo per Borja Mayoral e la palla in rete e c'è il triplice fischio dell'arbitro Kovacs che manda tutti negli spogliatoi. La Roma ha battuto lo Sporting Braga per 2-0, le reti di Edin Dzeko al quarto minuto, Edin Dzeko che tornava titolare dopo l'esclusione per 5 partite dopo gli screzi con il tecnico Paolo Fonseca, il raddoppio di Borja Mayoral entrata al posto di Dzeko, autore del 2-0 al 41esimo della ripresa. Roma che ha giocato con un uomo in più dal nono del secondo tempo per l'espulsione di Esgaio per doppio cartellino giallo, Roma che mette in discesa la qualificazione in vista della gara di ritorno fra una settimana allo Stadio Olimpico. Grazie a tutti voi per l'attenzione, grazie ad Alessandro Rosi per l'assistenza tecnica, linea che torna agli studi di Saxa Rubra.